Due, uno, eccoci qui. Voi vi aspettavate che c'era un invitato qui con me, come sempre, nei salotti? Invece no, ci sono soltanto io. O forse vi sto facendo uno scherzetto, perché? Perché dietro le quinte c'è un personaggione che è venuto a trovarci. Io lo conosco da un po' di tempo e vi assicuro, è una persona splendida. È una persona splendida. 5 Stelle. Ho qui l'onore di presentare, portare in salotto con me e con voi il grande Antonio. Ciao, Grazie Fabio, buongiorno a grazie a tutti. te. Grazie a te, Antonio. Tutto bene, Antonio? Benissimo, felice di essere qui con voi, non vedevo l'ora. Come si stava dietro le quinte? Perché eri lì dietro le quinte nascosto, poi ti ho fatto apparire così magicamente. È tutto magia e. La tecnologia. Però gli leggo una cosa particolare. Antonio Risci Od. È un nome d'arte o un nome spirituale? Cos'è quello? Se vuoi dircelo, ovviamente, sei anche Certo. libero di dire è privato. No, no, è la versione continua in evoluzione di me stesso. Sono partito col classico nome e cognome e attraverso poi il mio percorso spirituale mi è stato dato il nome spirituale Rishi, che significa saggio, e è quello a cui tenderà la mia anima a evolversi. E poi tramite un tuo video ho avuto questa ispirazione di aggiungere una qualità di Dio che è Od. Ma dai, davvero? Quindi uno dei 72 nomi di Dio, per caso? Sì, per l'esattezza è l'ottava Sefirot. Ah, Mi è piaciuto mi anche vederla, è scusami. sfuggita sta cosa. Sì, mi è piaciuto proprio anche vederla come tramite te, che appunto Nezha, che è la settima. Così mi è arrivata di prendere l'ottava e mi ha proprio risuonato. Quindi siamo vicini, vicini. Sì. 7, 8 sono vicini. Sei un 3, un 5, già eravamo più distanti, un 1 ancora di più. 7 e 8 siamo compagni d'avventura. Ebbene, Sì. Antonio, le persone sono qui curiose di capire, ma di che cosa si occupa questo Antonio? Oggi è qui per presentarsi, ma Antonio, veramente, raccontaci un po' anche di te, non so, dacci un po' di suspense, la teniamo per le lunghe. Ci dici, non so, quando sei nato, non so com'è stata l'avventura, come ha partorito tua mamma, non lo so. Raccontaci qualcosa di te. Ma anzitutto, beh, sono nato il 31 marzo 81, con 18 giorni di ritardo. Anche questo specifico. La mia era una battuta, però c'era l'ostetrica. Sì, mia mamma ha proprio zero voglia di partorirmi, nel senso che non sentiva l'esigenza. Io stavo dentro tranquillo, tre giri di cordone ombelicale. Come mio figlio. E la curiosità è che dovevo nascere il 13-3 e sono nato il 31-3, quindi proprio l'ho vista come una cosa molto particolare, anche un po' magica, visto che comunque sono nato in cuspide, come si suol dire. Come si suol dire, quindi dici, ho preferito che mia madre aspettasse ancora un pochetto, insomma, Sì, ecco. poi diciamo che con un lavoro che ho fatto poco tempo fa, ho proprio scoperto che è stata una scelta mia, nel senso che sono arrivato a un punto che o mi perdeva o nascevo e l'ho proprio percepita perché ho fatto tutta una notte di lavoro su me stesso e proprio ho visto questa dinamica. C'è stata quindi una rivoluzione recente, vuoi dire? C'è un qualcosa che Sì. ti ha cambiato? No, perché Sì. voglio dire, molte persone sono alla ricerca del cosa posso fare per me, per cambiare, e a volte è successo anche a me, sai, quando mi arrivò il nome Nezak, pensati, tanti lo sanno, mi arrivò che ero in bagno, cioè glielo dico, cioè, cosa devo farci? E poi scoprì che il nome completo era, lo pronuncio un po' come mi era stato insegnato,
Nezach, Merkabah, Eliyahu, e scoprì che tutte queste parole descrivevano esattamente il mestiere che ho cominciato a svolgere poi, e non lo sapevo, ma di quelle sincronicità. Quindi posso capirti, quindi tu all'improvviso c'è un cambiamento, vuoi raccontarci qualcosa di tu, quello che vuoi, insomma? Beh, sì, per l'anagrafe ho 40 anni, ma... Che giovane! Cioè, sì. Però diciamo che io mi sento vivo da circa 3 anni e mezzo. Non è un discorso solo di consapevolezza e inconsapevolezza di un percorso, ma vabbè, attraverso praticamente il mio primo approccio a questo mondo con un'attivazione particolare, ho scoperto che io praticamente non ho mai vissuto la mia vita fino ai 37 anni, semplicemente perché me l'hanno spiegato. È come se la mia anima fosse fuori dal mio corpo. Questo perché? Perché io all'inizio non sapevo che prima di me mia mamma aveva concepito quello che poi sarebbe stato mio fratello, ma l'ha perso subito dopo come feto. Eravate gemelli, quindi? No, lui era prima di me. Quindi è stato abortito in un'altra, sì, gravidanza, diciamo? Sì, lui praticamente è stato concepito a febbraio ed è stato perso a maggio. Il fatto è che mi hanno spiegato che tecnicamente, spiritualmente, un utero ha bisogno di 2 anni, sì, per essere preparato per accogliere un'anima. Il fatto è che mia mamma mi ha concepito poi a giugno, quindi dopo un mese. E questo è stato da una parte illuminante, dall'altra mi ha fatto veramente fare un click veramente eclatante, perché mi sentivo sempre scivolare le cose addosso, sentivo sempre una certa irrealtà. Non che non vivessi con passione alle cose, ma io sempre con quel distacco della serie va tutto bene, va male, ma va tutto bene. Cioè della serie come se fosse tutto un sogno, tutto vattato. Perdonami, hai avuto la sensazione come di vivere, siccome si chiamano figli di rimpiazzo, di vivere un po' il destino dell'altro? E questo, come dire, ad un tratto invece, zac, mi sono illuminato 3 anni fa, è questo che stai dicendo? Forse io sbaglio, dimmi tu. Allora, sì, è così, ho vissuto proprio la vita di mio fratello, perché vedevano Antonio, ma alla fine vedevano lui. E io non mi sentivo scelto. Quello che... Esatto, non mi sentivo scelto, proprio sentivo che non... Cioè, il corpo, cioè, boh, perché sono qua, cioè, va tutto bene. E quando l'ho scoperto è stato già un passo successivo molto importante. Poi attraverso un metodo, vari metodi comunque di lavoro energetico, ho portato a fare un taglio energetico con mio fratello, risanare la memoria passata, che poi è quello che faccio, ma l'altra cosa, e poi ho completato il lavoro proprio qualche giorno fa, grazie a te, perché comunque ho riconosciuto mio fratello, abbiamo fatto la targhetta, portafoto, tutto bellissimo, quindi... Anche perché io come allievo ho una bellissima esperienza di te, lo dico, ce ne sono anche altri, però lui si è impegnato, ma in una maniera impressionante, lui prende le cose sul serio, ragazzi, no? Cioè, se tu gli dai 100 cose, lui te le fa tutte, ma te le fa triple, no, veramente da ammirare. Tu gli hai appena detto una cosa, hai appena detto che è poi quello che faccio io. Sì. Ci puoi dare qualche chicchetta, non pretendo che già oggi ci illumini di immenso, ma qualche chicchetta, insomma, per stimolare un po' gli animi delle persone e capire veramente chi sei e cosa vedranno da te. Certo. Allora, noi abbiamo uno strumento, quindi non è una tecnica, è proprio uno strumento che ci siamo dati per riuscire a portare il più possibile la nostra vita all'eccellenza. E questo strumento si chiama regressione cosciente, in questo caso metodo RAM. E la regressione cosciente cosa fa? Semplicemente attraverso la musica e la guida della voce dell'operatore, in questo caso quindi la mia, si affronta uno di quei blocchi o dei problemi che la persona sente, che può essere con una persona, con non so, nel lavoro, nei soldi, qualche problematica d'amore,
E Quindi attra chiedo scusa, quindi può rivolgersi a te una persona che ha problemi, quindi di ogni genere, perché ormai la stavi anticipando tu quello che io volevo dire mentre intervenivo. Cioè, io posso venire lì e dire ho problemi di carattere economico, ho problemi che non riesco ad avere un'anima affine. Questo vuol dire, quindi scenderesti nei particolari con tutto questo. Sì, assolutamente sì, perché è come la ruota di una bici, l'anima è al centro dove c'è il perno e tutti i raggi praticamente sono tutte le vite che noi praticamente stiamo vivendo in contemporanea, perché non c'è la linearità del tempo. E quindi noi magari abbiamo un blocco in una vita prima o in una vita dopo, noi non lo sappiamo, ma comunque noi stiamo vivendo tutte queste vite in contemporanea. Infatti, a volte ci può capitare che siamo di colpo felici e non sappiamo il perché, di colpo tristi, non sappiamo il perché, e noi pensiamo che noi siamo solo qua, questa è la nostra realtà, ma non è solo questa, anzi, c'è molto di più. Questa cosa delle vite vissute in contemporanea a volte fa impazzire le persone. Intanto lo citavo, ma non è un argomento che io tratto in modo approfondito, questa è materia tua. Però, ecco, dicevo, perché per me, dicevo, tutte sono in contemporanea. E allora le persone dicevano, ma come può essere? Ma come può essere? Perché siamo coscienti di questa. Però, ecco, questa cosa è molto, molto forte, ma quindi noi, se agiamo in questa, possiamo secondo te modificare la precedente? Cioè, secondo te un movimento particolare? Allora, quando si presenta un blocco, comunque un potenziale problema della persona, attraverso le guide spirituali, quindi sia le mie che quelle proprio della persona, perché tutti le abbiamo, e ovviamente col consenso dell'anima della persona, si va a vedere la prima vita in cui si è creato questo problema. La prima incarnazione, quindi. La prima vita in cui si è creato il problema in sé, può essere veramente la prima, la 180esima, non lo sappiamo. È la prima in cui si è creato quel karma lì che ancora adesso ti sta frenando. Ho capito, quindi tu dici, non perché forse avevo capito male io, cioè non la primissimissima incarnazione, ma tu dici, io ho un problema economico, è inutile che vado a cercarlo nella penultima. No, io vado proprio nella prima che l'ho risposta, proprio prima, quando magari ho preso una botta sulla gamba e questo mi ha creato il problema economico. Esatto, perché potremmo anche andare a vedere quelle precedenti, ma visto che c'è questo effetto, diciamo, di raggiera, quindi tutto in contemporanea, se noi andiamo a prendere la prima in cui si è creato, diciamo, questo karma, a cascata va a sistemarle tutte. Se noi andassimo magari in quella, non so, anche quella precedente, magari ci sarebbero altre prima, perché comunque, come sai benissimo, anzi, cioè, molto meglio di me. Le stesse problematiche si ripresentano perché bisogna guarirle, sistemarle, eccetera. Così a cascata viene sistemato il tutto. Quindi fammi capire, perché ognuno ha la sua teoria, io sono sempre aperto e curioso e penso tutta la community. Tu dici, io sto vivendo adesso un problema, esempio economico, che so, non mi pagano o faccio fatica ad avere clienti, via dicendo. Diciamo, non mi pagano, ecco. Tu dici, non ha molto senso andare nell'ultima, nella penultima. Cavoli, torna indietro, 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 indietro. Quindi c'è un metodo dietro tutto questo. Allora, c'è un metodo, ma fondamentalmente, visto che l'anima sa, e noi non siamo consapevoli, quindi anche per questo parlavo di guide spirituali, quindi quelle che ci stiamo intorno, poiché le chiamiamo guide, le chiamiamo maestre, le chiamiamo angeli, beh, non so, i defunti, la famiglia che poi ci proteggono, entità di luce, cioè ognuno vede quello che vuole, nel senso che va tutto bene. E si va a vedere proprio la prima, perché loro sanno, la nostra anima sa, quindi magari con la testa diciamo, ma è impossibile, ma quando vai a vedere e cominci a vedere che nella tua età di adesso quel lavoro è stato fatto, come fanno anche con te, cavolo, viene proprio sistemato, dico, cavolo, ma questa cosa è cambiata, ma perché adesso questa cosa prima mi dava fastidio, adesso invece arriva, eccetera, eccetera. Quindi poi c'è proprio un lavoro di attenzione, di cogliere i segnali, di vedere i cambiamenti, perché sembra tutto
normale, ma magari io proprio da quel lavoro lì, lì sì, lì abbiamo fatto bingo. Quindi non è proprio più che un metodo, è proprio affidarsi che loro sanno, noi sappiamo. Anche perché c'è una cosa che la persona sta sempre nell'aspettativa che tu, operatore, gli dai una mano, e sta nell'aspettativa, io la chiamo la pastiglia moment, che dopo 2 orette tutto si è risolto, siamo a posto. No, questo è un inizio di un viaggio che può durare del tempo. Magari la pastiglia moment fa veramente un effetto, pastiglia moment di Certo. operatore olistico fa veramente un effetto straordinario stavolta. Però ecco, questo in realtà comporta, come dici te, un inizio di sincronicità, di segnali. Quindi qui si tratta di coltivare l'attenzione al segnale, magari Sì. anche scriverselo a volte. Sì, ma allora i segnali sono mille. Può essere un numero che si legge, che può essere un'immagine, che può essere la persona che passa in parte a te, dice una parola, una frase, la televisione che ti dice qualcosa, la radio che ti canta una canzone o il titolo della canzone. Cioè, ci sono mille modi per cui comunicano con noi. L'attenzione è la prima cosa, cioè non maniacale, perché sennò veramente, cioè, te lo dice uno che quando è partito vedeva tutti i segnali, nel senso, però ecco quel giusto pizzico di attenzione in più nella propria vita, anche perché il lavoro in sé è importante, quindi va a sciogliere tante cose che poi accadano subito, dopo una settimana, un mese, a volte magari dopo anche anni, nel senso, però è un continuo migliorare, perché man mano sciogli quella cosa lì con questo lavoro. In automatico vai a beneficiare in questo momento. Io mi ricordo di, ne ho tante di storie, ecco, perché dopo più di 9.000 casi trattati, però me ne è venuto in mente, mentre parlavi di sincronicità, segnali, di un'allieva che magari sta guardando anche questo video, che disse, mi trovavo in cucinino, lei vive da sola, da quello che ricordo, in cucinino e dicevo dentro me, Fabio mi ha dato da fare questo esercizio con un lavoro su un orso. Su un orso, insomma, ma lo faccio, non lo faccio, perché poi sai, sistema di boicottaggio, sabotaggio, lei mi ha detto, e magari la stanchezza, mille cose, lo faccio, non lo faccio. Torna in sala, si siede, ma parliamo di attimi, si siede sul divano e dice, guardo la televisione, come dire, ma va da quel paese l'orso. Accende la televisione, in quell'esatto istante, un orso. Era un documentario sugli orsi. Adesso va bene tutta, però insomma sembra abbastanza. Ecco, se uno ha gli occhi attenti, su questo veramente era un segnalone, perché più chiaro di così non ci piove. Oppure quando, guarda, poi mi fermo, quando io viaggio magari pochissimo in auto, a differenza di una volta che giravo di città in città, e in auto mi accadono tantissime sincronicità. Ascolto un podcast. E un giorno, questo la racconto ogni tanto, dice, immaginate che davanti a voi vi trovate un camion, un furgone di quelli con le cettine tutte aperte e pieno di casse di acqua, pieno, pieno. Siete al semaforo e voi lì proprio dietro a questo furgone. Io mi trovavo al semaforo con il furgone davanti, con le casse dell'acqua. Fermo così, dicevo, ma mi sta guardando questo. L'unica cosa che mi ricordo è che c'era una cassa di birra Knusa in mezzo, mi ricordo questo, che lui non ha citato. Comunque, ecco, la sincronicità è incredibile. Ma questa cosa di partire dalla prima origine, cioè, è veramente straordinaria. Quindi c'è una tecnica dietro. Parlavi di RAM tu. Sì, esatto, che è regressione animica multidimensionale. Regressione. Però dicevo proprio che è uno strumento, un metodo, più che è una tecnica, perché non è che viene proprio insegnata, cioè alla fine ce l'abbiamo insita in noi. Semplicemente è una metodologia che ci siamo portati prima dell'incarnazione, perché comunque la usano anche esseri molto più evoluti di noi per riequilibrare tutti i corpi sottili. Tu spesso citi maestri, guide, defunti cari, angeli, quindi dentro questa, fammela passare, tecnica, dai, concedimela, tecnica, anche se non è una tecnica, c'è questa,
io ho preso nota, regressione animica multidimensionale, che tra l'altro è un bellissimo nome. Sì. E, c'è appunto questo discorso di angeli, guide, via dicendo. Quindi tu sei connesso in pratica? Sì, allora il percorso che ho fatto, ma semplicemente io lavoro proprio con gli arcangeli e gli angeli, che poi noi pensiamo che siano persone, cioè immaginiamo sempre la classica statuetta della chiesa piuttosto che, ma fondamentalmente richiamiamo solo l'energia che noi abbiamo dentro, perché noi abbiamo già dentro di noi tutte queste energie, che poi le chiamiamo Arcangelo Michele perché ha la forza, piuttosto che Arcangelo Gabriele o Arcangelo Raffaele della guarigione, ma semplicemente essendo noi scintille divino, ci abbiamo tutto dentro di noi, semplicemente in quel momento sentiamo che abbiamo bisogno più che altro di quella energia, perché se vedessimo solo un colore non capiremmo molto bene, per cui noi richiamando questa energia ci diamo la possibilità di operare queste autoguarigioni, perché alla fine sono autoguarigioni, cioè non sono io che guarisco, semplicemente creando un campo idoneo ed essendo un canale il più pulito possibile, permetto ai maestri, quindi alle guide, di interagire con l'anima della persona e permettere questa autoguarigione. Ho capito, interessantissima questa cosa. Beh, io mi permetto già di, siccome è costruito il sito apposta per lui, comunque vedrete tutto, c'è il link apposito, c'è un po' di cosette, ecco, che lo riguardano, quindi qui sotto, per chi ci segue da YouTube, qui sopra da Facebook, la descrizione, ecco, si sta un attimo a vederla, c'è il link, dateci un'occhiata. Se qualcuno già dice ma questo c'ha la faccia di uno che mi fido altro che quell'altro che sarei io, allora, e volete già prenotare, richiedere più che altro informazioni, poi sapete che la mia compagna, quella che adesso gestisce il tutto, vi chiama, vi chiede l'opinione, il giorno, l'orario, insomma, fate già eventualmente questo passo, perché ve lo consiglio, perché io ho visto proprio insomma, la cronostoria di Antonio e vi dico che c'è stato un cambiamento forte, lui è proprio rinato, insomma, rinato, un termine molto forte questo, quando tutti vorremmo rinascere, l'11 è proprio in numerologia, è ricomincio da capo e lascio da parte tutto quello che c'è stato, perché se dobbiamo partire guardando agli errori eventuali del passato non è più finita. Invece tu dici no, ma io proprio te li cancello gli errori, te li butto via proprio. Ma parlo, allora, sì, no, allora, più che la visione del buttarli, sì, giusto, scusami, però più con la visione a me piace proprio quello che accade, nel senso che le guide con l'anima concordano se quello che rimane, cioè quindi la memoria da quello che era capitato viene guarita, quindi cellularmente sentiamo che la memoria, non so, era una vita bella, per dire, quindi non c'è più quello che è accaduto, o se invece è un ricordo talmente importante per cui va cancellata. E visto... No, prego, scusami invece. Scusami. No. E visto che per il discorso del libero arbitrio, ovviamente ci sono anche delle anime che hanno vissuto quella memoria lì con te, semplicemente è solo la tua percezione che è cambiata, la loro, se la smazzeranno loro, se e quando vorranno fare il lavoro su se stessi. Un RAM, diciamo, anche c'è. Loro, questa tecnica, lasciamo passare, sì. Di nuovo, dai, perdonami, dai. No. Quindi, Antonio, poi, vabbè, mi avevi già detto di sì, però è bene dirlo pubblicamente, tu quindi tutto questo lo puoi fare online, online, voglio dire, quindi c'è questa possibilità, quindi non è che per forza la persona deve presentarsi davanti a te. Allora, si può fare di persona, però si fa tranquillamente a distanza, nella propria stanza, dove ci si sente più tranquilli e rilassati, ci si parla un attimo prima appunto per capire un'anamnesi su dove si potrebbe lavorare,
o magari in quel momento lì qual è il blocco più importante di quella persona, perché noi pensiamo magari di avere un problema su una cosa, invece è tutt'altro che in questo momento ci sta frenando, e si va semplicemente a elaborarlo. Vedi che io inizio sempre dicendo, ora parliamo del tuo obiettivo, però dico, se io ti lasciassi parlare del tuo obiettivo, ti renderesti conto che non hai il focus giusto, cioè l'obiettivo, tu dici sì ce l'ho, ma in realtà comincerai a parlare di problemi, questo e quello. Allora io cosa faccio? Costringo le persone a scegliere un'etichetta, dimmi, economico, lavorativo, sentimentale, rapporto con gli altri, rapporto con i figli. Stanno così, devo decidere. Allora io dico: guarda, che li tratto tutti, dimmene uno che conta di più. Allora, se li tratti tutti, economico. Quindi possiamo venire da te e dire economico anche nel tuo caso, e tu Assolutamente. tratti il tutto. Ma è interessantissima questa cosa, veramente. Partire dalla prima incarnazione che ha originato il blocco, insomma. Cioè, dai Assolutamente. una lavata proprio di quelle. No, ma veramente io sto immaginando, che ne so, 100 vite, vroom, invece che una, l'altra non so dov'è, aspetta, vado a cercarla. Sì, e poi è quasi chirurgico, perché anzitutto le anime che abbiamo accanto a noi adesso, quelle più importanti, ovviamente sono quelle con cui abbiamo più karma, più blocchi da risanare. Non è detto che quelle che abbiamo intorno, cioè quelle che abbiamo vissuto nelle altre vite, sono qui adesso, perché se noi abbiamo già sciolto in passato delle problematiche, ci sono, ma non influenzano i nostri rapporti. Ho capito. Comunque parlavi anche di noi non tocchiamo il libero arbitrio degli altri, quindi Esatto. vorranno anche loro partecipare al mondo RAM che si diffonderà sempre di più, grazie anche a te e a chi l'ha fondato, insomma, Sì, che esatto. se vuoi dire il nome della fondatrice di questo. Allora, è uno strumento e so che è arrivato. Io l'ho imparato attraverso un percorso di 2 anni da quella che è stata la mia maestra, e la ringrazio molto, che è comunque Resana Ram. Una grandissima persona, ragazzi, una grandissima persona, io la conosco, quindi lui ha avuto una grande maestra, quindi possiamo solo che fidarci, ve lo dico, vi metto la mano sul fuoco, ecco, vi dico solo questo, quindi posso dire solo che lui ha un potente strumento in mano, veramente. Antonio, adesso le persone chiederanno informazioni per avere un incontro, per fargli questa lavata di vite. Fammela passare anche questa tecnica di nuovo. Siamo a quasi 28 minuti, sono passati a razzo, veramente, me la sono goduta da matti, veramente, da matti. Ecco, tornerai, spero, a parlare perché ti devi fare anche un po' di far vedere un pochetto di cose, non so se mi vuoi mandare Certo. in ipnosi regressiva, farmi vedere la primissima, e sono disponibile, disponibilissimo. Ho fatto fare di tutto a me, costellazioni, questo, quello in diretta, ma tutti sanno di tutto di me ormai. Certo, ma il bello è che quando uno capisce che guarisce e sta bene, e soprattutto guarendo se stessi, porta beneficio a 7 generazioni prima, come dici tu, 7 generazioni dopo, e soprattutto magari per i propri figli, per i propri cari, perché comunque sgrava comunque questo peso karmico anche da loro, non ci si ferma Benissimo. più, non ci si ferma più. Quindi c'è col tuo intervento, non solo tu agisci sulla persona, sulla classica Lucia Bianchi, mi dispiace per le famose Lucia Bianchi e Mario Rossi, vi dicendo, però anche proprio la discendenza, perché cambia anche quello, insomma. Comunque sì, è tutto collegato, è tutto connesso, cioè anche il fatto che si va a vedere in quella vita, e magari da quella vita abbiamo attorno una o due o più anime che sono qui per sanare questo karma che si è creato là. È molto semplice, cioè è come se noi avessimo 20 anni da passare insieme a queste anime per guarire quella dinamica. Ma se noi con questa metodologia possiamo risanare in un mese, un anno, cioè comunque come avere, al posto di avere 20 monete da un euro, ne abbiamo una da 20.
cioè la cosa non cambia, solo che viene molto velocizzata questa guarigione, quindi questa armonizzazione. Bellissimo, bellissimo. Poi la cosa bella è che l'anima, cioè queste anime comunque vogliono stare insieme ancora, benissimo, ma c'è armonia, cioè non c'è più quella cosa che comunque inconsciamente ci fa sentire un po' così con l'altro. Invece, se proprio ci dobbiamo staccare perché non c'è più niente da dire, perché abbiamo sistemato quella cosa, normalmente coi tempi dovuti ci si allontana, ma molto semplice, come quando un amico prima lo chiami tutti i giorni e poi boh, non ti viene anche in mente di chiamarlo, uguale. Ho capito. Bene, Antonio, dai, ci hai raccontato tante cose interessanti. Io ti ringrazio penso a nome Grazie di tutta la a te, grazie a voi. community. Siamo qui impazienti di rivederti, quindi a presto, un abbraccione grande, Antonio, scusami, ho sbagliato il nome. Va bene. Antonio, vabbè, dai, sono cose che succedono. Antonio, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, grazie a voi Un davvero, abbraccione di grande. cuore. Un Ok? abbraccio, grazie. Ciao a Ciao a tutti. tutti, grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao.